Sicuramente non potevo lasciarvi in sospeso, in quanto dopo la gara con la Pit Bike abbiamo lasciato la moto che non funzionava. Si passa anche il trattore. Ebbene, stavamo dicendo, non possiamo lasciare quindi la moto non aggiustata, o comunque lasciarvi nel dubbio. Quindi oggi cerchiamo di capire qual è il problema. In realtà, bene o male, il problema lo conosco già molto bene e quasi sicuramente si tratta di carburazione. Questo cosa significa? Abbiamo il carburatore da 26 che era carburato sul motore 140, che ha molti meno cavalli, dovrebbe averne 7, 8, forse 9, mentre questo ne ha 14. Avendo fatto tutto di fretta non sono riuscito a fare una carburazione fatta come si deve, quindi oggi sfrutto l'occasione per farvi vedere come si fa una carburazione con lo strumento apposta, ovvero il rilevatore di rapporto stichiometrico, o come dico io, rapporto stichiometrico. E per misurare il giusto rapporto stechiometrico ci serviremo di questo strumento della Malossi, che legge appunto il rapporto stechiometrico grazie a una sonda lambda messa sullo scarico. Questo strumento ci darà un numero. Questo numero deve essere il più vicino possibile a 14 a 1, ovvero 14 parti d'aria per una di carburante. Detto questo, andiamo a vedere con l'attuale configurazione come siamo messi. Montiamo la sonda lambda e facciamo la lettura. Fortunatamente io avevo già la predisposizione su questo scarico, quindi per me sarà più facile. In realtà solitamente dovreste poi saldarvi voi gli adattatori che sono inclusi nel kit. Ecco questa sonda lambda, andiamo a metterla. Colleghiamo lo strumento qua. La lettura dovrebbe avvenire dopo un minuto circa. Bisogna che scalda bene per far leggere il valore. Adesso è uscito A. Allora, bisogna scaldare bene la sonda per riuscire a far funzionare lo strumento. Infatti vedete, adesso che si è spenta è andato via subito il valore, che era A. Il che vuol dire che abbiamo un alto rapporto di aria fuel, aria carburante. Vuol dire che c'è troppa aria per il carburante che entra. Il che vuol dire che siamo molto magri. Questo era appunto quello che già sapevamo. Quindi il motore gira troppo magro, la carburazione c'è troppa aria e poca benzina. Come facciamo a risolvere il problema? La soluzione più semplice sarebbe quella di smontare il carburatore e cambiare i getti del massimo, aumentando i punti. Ma siccome sappiamo che il nostro carburatore è un 26 e generalmente il 28 rende un po' di più in quella che è la ripresa, l'uscita di curva, appunto molto debole di motori con poca potenza, abbiamo comprato un nuovo carburatore, appunto un 28. E un nuovo collettore d'aspirazione, perché come vedete il carburatore è messo in una posizione poco convenzionale. Per cui con il nuovo collettore d'aspirazione possiamo sicuramente migliorare la posizione del carburatore e se dobbiamo andare a fare qualche carburazione lo possiamo fare più agevolmente. E inoltre con il 28, una volta montato, andiamo a vedere se la carburazione è giusta o dobbiamo ancora andare a lavorarci modificando i getti. Con questo qua dovremmo risolvere il problema, speriamo, perché questo carburatore c'ha l'attacco femmina femmina, questo invece è maschio, quindi ci va questo. Ok, ci sta, perfetto. Che culo. Allora, adesso montiamo innanzitutto
il pirullo. Guardate le dimensioni, proprio di tutto, completamente diverse. Ok, lasciamo che si riempia un attimo di benza e poi accendiamo. Se parte, rimontiamo le scocche e poi ci concentriamo sulla carburazione. Già gira più incazzata. Ok, allora rimontiamo e vediamo il rapporto stechiometrico. Alto, è ancora magra, dobbiamo aumentare il getto. Ah, 13, ah, è uscito il valore. Ah, dannazione, allora dobbiamo ancora girare. Anzi, adesso è grassa addirittura. Ancora leggermente magra, perché parliamo di un rapporto di 14.7, invece dovrebbe essere 14, quindi vuol dire che dobbiamo semplicemente girare un po' la vitina dell'aria e come carburazione ci siamo. I problemi sembrano risolti, dopo che abbiamo dato due giri d'aria facciamo ancora un giretto e proviamo un po' più di potenza, vediamo se il problema di potenza è stato risolto. Intanto scendiamo il motore spento così. Ah, ma che paradiso. Allora, la vita dell'aria solitamente è qua, invece noi come al solito abbiamo il culo che è di là. Però facilmente raggiungibile. Quindi abbiamo un riferimento col pennarello nero. Se andiamo a chiudere, andiamo a togliere aria. Ok, proviamo adesso. Perfetto, 14 preciso. Preciso. Quando si stabilizza vuol dire che è lui. A posto, abbiamo carburato la moto.
adesso sarebbe da fare una prova di potenza per vedere soltanto che vada. Adesso questo qua ce lo smontiamo, ce lo porteremo poi alla prima pistata per riuscire a fare la carburazione di filo, ma direi che il lavoro è stato fatto. Bene, anche se in modo un po' ignorante abbiamo ricarburato la moto, io ho imparato a usare lo strumento insieme a voi, quindi ho visto che comunque bisogna far scaldare bene la sonda lambda in modo tale che si dia il giusto valore, altrimenti o non funziona o dà dei valori un po' così, contando che comunque è già leggermente sballato perché teoricamente dovrebbe stare a 20 cm dall'uscita dello scarico, quindi se arriva un pochettino più in fondo arriverà sicuramente più ossigenata perché il gas di scarico ha fatto più strada, quindi è meno concentrato e di conseguenza il valore che regge è comunque un po' più grasso. Abbiamo trovato un'ottima carburazione che sembra funzionare, ci porteremo comunque la sonda lambda con noi nella prossima pistata per verificarlo. Sono contento perché il motore non ha subito danni, la potenza adesso dovrebbe esserci, vediamo poi quando torniamo in pista il riscontro calorimetrico. Grazie di aver visto il video, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, così supportate tutto il sistema e vi guardate magari video che vi possono interessare di più, tipo carta, automoto. No, le moto se non mi interessano, però questo qua può essere interessante per quanto riguarda la carburazione anche delle macchine. E infatti questo strumento poi andrà messo sul BMW. Grazie di aver guardato, alla prossima. Io al giorno ho quasi sui tuba, ora dimmi che cosa vuoi di più, contenuti e varietà, altro che a rotino bro, qui c'è un asino città, da notte rotonda e cocktail preferito, BMW 30 e parte posteriore, la curia, la legione del tuo test preferito, attiva le notifiche, schiaccia pollicione, yeah. Asino, 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 corse.